il direttore Napoli del Borgo Grecanico, che è la squadra che al momento sta mettendo l'accento su questo campionato. Ben trovato Napoli. Buonasera a voi, buonasera a voi. Allora, questa bella avventura del Borgo Grecanico, una squadra che è nata partendo da un esordio soprattutto nel settore giovanile, giusto Napoli? Questa squadra, nella sua genesi, ecco, parliamo di qualche anno fa. Diciamo che la storia del Borgo Grecanico è bravissima, nel senso che io sono arrivato l'anno scorso e quindi sì, ti posso raccontare più o meno quello che ho acquisito. Cioè, la passione di mister Colmaggi ha fatto sì che 5 anni fa, 6 anni fa, assieme a altre persone di merito, abbiano creato questa creatura che piano piano, con la forza della passione, l'ha portato l'anno scorso a fare il campionato di prima categoria dopo un ripescaggio. L'anno scorso abbiamo buttato le basi principalmente per cercare di coinvolgere merito sportiva a una fusione tra il Borgo Grecanico e la Futsal, che poi portava il nome della Melitesse. Sì. Poi le coscienze alla fine hanno valutato che era giusto fare così, e quindi c'è stata questa fusione quest'anno tra Borgo Grecanico e Melitesse. Sì. A parte l'aspetto societario, che è una cosa molto importante. La squadra di seconda categoria, giusto, la Melitesse. Esatto. Sì. A parte l'aspetto finanziario, che ha contribuito moltissimo per incrementare le forze, ma c'è anche un aspetto giovanile, dove sia la nostra under 18, sia i nostri allievi con i loro, ha fatto sì che quest'anno ci ritroviamo con la prima squadra che attualmente è prima in classifica. Sì. Quindi con un progetto a breve, ma sicuramente non a lunga scadenza, di fare bene subito per cercare di andare in promozione, poi si vedrà quello che si dovrà programmare. Ma quello che è molto più importante, che magari adesso ancora non si nota, intanto siamo forse l'unica squadra del nostro girone sicuramente, ma in prima categoria abbiamo l'Under 18 da 2 anni. Quest'anno stiamo competendo con le 3 squadre d'eccellenza, Gallico, Bocale, Reggio Mediterranea, siamo quarti in questo momento e molto probabilmente cercheremo di entrare nella griglia dei playoff. Con gli allievi regionali siamo attualmente quarti, con i giovanissimi abbiamo già fatto 2 partite, abbiamo vinto già la seconda, e poi abbiamo anche le altre squadre minori con Ciccio Marra. Sì. Un nome abbastanza conosciuto che si dedica ex calciatore di un certo livello, conosciamo bene. E noi l'abbiamo dedicato proprio per i più piccoli, perché cerchiamo di puntare dal basso verso in alto per far sì che ci sia una buona programmazione. Un progetto a 360 gradi, quindi dalla scuola calcio al calcio adulto. Ecco. No, ma principalmente la scuola calcio, perché merita una piazza molto ricca di ragazzi. Tieni conto che ci sono 3 scuole calcio, quindi complessivamente 250-300 ragazzi ci sono. Certo. Se si riuscisse anche ad amalgamare o acquisire tutte le scuole calcio e farne una, sicuramente ci sarebbe. Operazione abbastanza difficile. E poi dall'altro generale. Piano piano cercheremo di riuscirci. Tra l'altro quest'anno abbiamo anche ufficializzato l'affiliazione con la Regina Academy. Sì. Siamo stati la 3ª società a avere questo rapporto con la Regina, quindi ci sono tutte le buone prospettive di programmazione e di filosofia calcistica per cercare di far bene. Poi, se si avrà non dico la fortuna, ma la forza di arrivare primi, poi merito è una grande piazza come Locri, come Siderno, quindi piazze importanti. Bene, ha una storia calcistica che non so io, diciamo, a inventarla, quindi assolutamente. Vediamo, piano piano.